Fammi il vestito dei ceci. Guarda là, sei. La frontiera ora è su. La frontiera olandese. Duan Zol. Ci sono arancione e bianche, gli altri verde e bianco. Sono la polizia. Ne ha più belli di verdi, guardate giù. Mi piacevano gli vestiti. Sì, quella tedesca a me la mi piace molto. Aspetta, allora fumo la sigaretta. Ecco, aspetta di fare il tempo. Amstel, solo fiume, come vostro Arno. E questo è nostro Arno. Soltanto Firenze non è chiamata Arno Dam. Sarebbe una idea. No, Arno Dam. Sentite, Amsterdam. Perché Dam? Dam vuol dire la diga. Diga costruita nel questo fiume per proteggersi contro le inondazioni. Venendo del... Vanno quei fiori.
Mi fa male. E gente, i turchi ci sono tanti. 200 uomini. La signora fa ammazzare. Ah, con un uovo cotto nella sua tasca. E si tutto bene? Ma che roba. Sei come lo sapete. Compratori internazionali, perché anche i vostri fiori italiani vengono trasportati per altri. Sono ancora a operare, perché se potete trovarli, queste cipolle sono dell'anno scorso. Avete capito? Sì. Quello che non vuol dire che non sono buone. Quante hostel? 6 e 20, che vuol dire 140, 6 e 20? Quante hostel? Sono questi quei pulsanti lì che ci andiamo, quali sono i pulsanti? Lì ce l'hanno lì al tavolo, vedi? Quei hostini lì sotto, sì, sotto il microfono. Guarda, guarda. Sergio, guarda i mamarelli che vengono. Entrala. Guardatelo, numero registrativo di compratore. Ah, eccomi. Che si vede sempre per sapere chi ha comprato, perché soltanto fiori. Ecco, guarda, quello lì pigia, guarda dove pigia. Si può comprare. A certe volte guarda. C'è in un mazzo, in un cestello, un cestello. No, il cestello di qua. A sinistra. E ritornare. E lì alla uscita è quello piccolo negozio dove Paolo. A voi. Paolo. Mi portano immediatamente all'aeroporto. No, no, son bello. Me l'ha detto, non mi ricordo più. Il prezzo per il quale l'ha comprato. Infatti gli scende, sta attento, eh. No, quello sale. Arrivo! 7, guarda là! Li hanno messi, vedi, quello lì li ha fatto vedere. Oh no, quello non ho capito io, quale è che comprano? Quello lì che gli sta toccando nell'uomo? Sì, sì. Da questa parte sì, da questo orologio. Di là quell'altra roba. Di là fanno vedere quella. Però con una fotografica si fa una foto, ma non si può fare, rendere un po' più reale. Non ti puoi rendere conto di questa dieta? Di che dieta? Di che dieta, qual è la ora? Ieri sera siamo andati là, che da oro. Mm.
Guarda che Venite via, forza, via! Sono sposati figli di produttori di fiori recisi. Potete immaginare la decorazione di questa chiesa com'era. Io penso c'erano 10.000 delle rose bianche. Un profumo, qualche cosa di straordinario. Era davvero, è succeduto una volta, sì. E poi noi abbiamo dato qualche soldini per la... Più lontani si vede meglio. Sì, sì, sì. Sono caro. Fa sentire. Ehi. Bene, dunque, a te costo. Quanti? Un paio di cioccoli costa circa 20 millilitri. 20 millilitri. Per bambini meno e... per un uomo grande un poco più e dipende le decorazioni. La decorazione. Ma io, tutti gli olandesi hanno un paio così per lavorare in giardino perché è molto facile da mettere e gli olandesi portano niente in casa non scarpe, ma anche per ogni regione hanno cioccoli differenti con questi qui o mura e questi sono per esempio per il matrimonio ma solo in questa regione. E è una tradizione qui, ogni fidanzato faccio un paio così a mano per la fidanzata. Per la strada, per il piaccio, per l'inverno, così, sempre. E per Gullet, per Maradona. Questo è tutto davanti a noi, questa è la più grande piazza di Apo, di rimpetto del museo di Vincenzo Van Gogh, soltanto attento alle biciclette. Qui ti fermi qui. Un palazzo, tanti palazzi, castelli italiani, adibiti poi ai musei. Però questo fu il primo museo. Sì, nascito per essere un museo. 1885, anche il primo museo. Come si chiama? Quello lì per portare nella sorta. Ti mettono la ganascia, la rota e poi la fanno andare in là. Ma sai che sei? La figlia anch'io. Tu. C'è la composizione della casa, la biblioteca e la scuola santa. E lì in questa casa una bambina cucina. Lascia vivere una scuola brevissima. Di Amsterdam, 7.509 kg.
Del mondo che porta sulle spalle il mondo intero. Andare, erano abbastanza fanfaroni in questo. Loro non hanno bisogno, sono troppo modesti, troppo composti, non si mettono in mostra, non è il loro stile per niente. O dico che in questo paese un centralismo, quindi una dittatura, non sarebbe mai possibile, perché già che mancano balconi e già che a olandesi non piace guardare sopra, neanche la regina non ha nessun potere politico, e la regina è ben amata, ben voluta soltanto perché si mette accanto di tutti. Osmo è un paese tanto pacifico che non ne avete una idea. Qui stazione per ferroviaria, perché è importante, perché vi ricordate ancora che era una facciata che l'abbiamo già vista oggi, che somigliava molto a questa, vi ricordate? E la seconda torre che faccio vedere è la Montelban, bellissima, anche delle linee delle fortificazioni, e sono rimaste ancora quattro. E guardate quello che è bello, si vede la base è 400. Se... La fabbrica noi lo lavoriamo in tre fasi, lo tagliamo, lo arrotondiamo e poi facciamo le sfaccettature. Ora, per tagliare un diamante, anche se gira a 3000 giri al minuto, iniziamo a fare le sfaccettature. Iniziamo sempre con un taglio molto semplice, chiamato il taglio a croce, ha un totale di 9 faccette, ancora non viene utilizzato però per i gioielli. Automaticamente raddoppiamo il numero delle sfaccettature a 17 e già utilizziamo questa taglia per i piccoli gioielli. Ma per fare la taglia di là... quelli che si trovano di più nelle miniere. Il colore più raro si chiama River, è un colore che si trova solo il 2%, è anche chiamato diamante blu-bianco. Il secondo colore è il top western. Sì, avete tirato sulla sceglie. Si vede anche nella colorazione. Sì, sceglie. Però, a me piace bene. Questo manco. Ma che è il prezzo? 4.840 lini. No, costa troppo poco. Cambia. No, 4 milioni e mezzo. No, è costa troppo poco. Io ho di più da nulla. Per ora no, ma mi hanno detto dopo che lo fa anche lui. Perché devo dalla strada parallela con questa è la Kalverstraat, molti negozi, molto chic, molto bello, carissimo. La moda olandese non presenta molte cose. È sempre peggio. Sono ancora limitate, ricoprendo su entrambi i lati del fiume Amstel una superficie di 200 metri. Magari c'è il movimento. Dica su un islotto artificiale. Essa venne inaugurata nel 1889. Yeah.
costruita nel 1652. Anna. Questo è una volta il punto di partenza della licenza postale. Che è? 83. Art. Il canale del Bastione Vecchio, anch'esso un vecchio baluardo difeso dalla nostra città. Risale al XV secolo, mentre la parte superiore venne piazzata nel XVII. La torre una volta veniva chiamata Maleyab, che significa il Folle Giacomo, perché del suo orologio che andava. Non lo vedrete mai più, o mai più, lo vediamo, rientrando, potremmo darsi per il Vento Italia. Sono rimasti 9 mulini di questo. È una copia di una... Tenete il fuoco, su! Guarda Sergio, come è favoloso, guarda. Sergio, vieni. E anche negli occhi. Thank you.
televisione, fa come andate fuori foto, cioè. Sergio! Vieni qui, vieni qua! Dai, non succede nulla, vieni! Ma perché c'è paura di passare di sotto lì? Guarda di sotto, dici, va! Non gli fa paura! Scendi sotto! Oddio! Oh, oh, la mia figlia! Tirale, tirale! La paura di cascare di sotto! Mettete tu caschi di sotto, ma costi stare le scale ripide! Ferma, piano! Vieni, si va, vai! Pigliala giù! Pigliala ricco! Andiamo qui! Alberi, dai quella ora lì! Ma guarda a vedere! Questi sono quei paesini dove furono costruiti quei primi due chilometri e quelli un po' parte ovest. Noi andiamo in direzione di Leeuwarden, cioè capitale della provincia Frislanda, e noi siamo adesso in provincia Olanda del Nord. Ecco, questo è tipico. Guardate, oggi è una giornata tipica per andare sulla Grande Diga. Vedere la Grande Diga sotto sole italiano non è la stessa. E adesso cominciano le 15 chiuse di Stevin, 3 volte 5 chiuse, di questa parte di Nord Olanda, d'altra parte di Friuli. E marea morta! Non c'è marea in questo lago. E d'altra parte mare. Questa luce è tipica, troppo bella. Come mai? Ah, con chiusura di questa diga si è fatto un altro grosso problema. Che tu dici? Idea! E invece di aringa ha messo quei due aironi. Avanti, avanti, dopo monumento per poter vedere. Ora vengo via a testa. Sì, sì. Noi è monumento. Le terre prosciugate sono di colore verde e nel questo grande polder dove quella piccola altra diga nel lago è la città di Leli. D'altra parte potete vedere un monumento come la pietra. Quella pietra nera è chiamata basalto, viene importata dalla Francia, Belgio, Germania. Costa moltissimo. Ci sono rimasti ancora 60... Thank you.
In due, tre, Sergio, la vuole cioccolata calda la Serena, per riscaldarsi. Ci fa freddo. Gli si fa un taglio lì nel scarpe. Non si vede nulla, c'è troppa luce contro. Che si porta anche la Serena. Fa vedere la forma, oh, fa vedere la forma. Aspetta. I casciotti. Sei fino alle 10. Guardate che bellezza. Si può fare le porte. Guarda le tendine anche lì. Guardate qui a destra, arringa, salmone, ma gamberini, c'è di tutto, pesce, cotto, fritto. E adesso se volete, supermercato, vedere...